Il primo ricordo che ho di mio padre, ovviamente risale ai primi anni di vita, ho dei ricordi abbastanza confusi di un primo viaggio fatto insieme che poi è stato un po' quello che ci ha accomunato negli anni, il viaggiare, conoscere nuovi posti. La moto di Carlo. Beh, mi ricordo che mio padre ci rendeva sempre partecipi di tutto ciò che accadeva intorno a noi. Poi anche la passione per la fotografia, per la musica, per i viaggi. Sono tutta una serie di cose che mi ha trasmesso mio padre. Per capire che cos'era Carlo Urbani, il cuore che aveva, lo chiamarono per questa strana polmonite altamente diffusiva che si era verificata da noi nell'ospedale francese. Lui non esitò un attimo, ha capito subito di cosa si trattava, ha dato l'allarme in tutto il mondo e ha pagato con la vita questa sua disponibilità. Mi fidavo molto di Carlo, questa è una cosa che... perché dava tanta sicurezza. Quindi anche avendo i figli piccoli, no, io avrei potuto dire ma dove vado, succede qualcosa. Però io non ci pensavo perché sapevo che lui qualsiasi cosa riusciva a risolverla, qualsiasi problema riusciva a risolverlo e quindi era una persona, un uomo che ti metteva tranquillità, cioè mi tranquillizzava, a me mi tranquillizzava. La medicina è uno strumento potentissimo e per molti medici è considerato uno strumento politico, nel senso che restituisce dignità alle persone soprattutto in particolare bisogno e stato di vulnerabilità. E l'essere medici in questa visione di assistenza alle popolazioni, più che di assistenza agli individui, è una dimensione estremamente piacevole dell'esercitare la propria professione, perché mescola le proprie componenti tecniche ad altrettante componenti importanti come la passione, come i sentimenti, come la rabbia.